Come abbiamo visto in questo video, i processi sono dei programmi in esecuzione. Vengono tenuti in memoria dal sistema operativo all'interno di una struttura dati chiamata tabella dei processi, che, come vi dicevo, contiene tante belle informazioni, quali una copia dei registri del processore all'interno in questa struttura dati, lo spazio di indirizzamento, e questo lo vediamo meglio nel video in cui parlerò della gestione della memoria, le risorse ad esso allocato e tanto altro. Ma perché il concetto di processo esiste? Perché il sistema operativo si deve sbattere per gestire tutti questi processi in esecuzione? A molti la risposta sarà chiara e scontata, ma bisogna fare un piccolo passo indietro. In passato esistevano sistemi operativi che eseguivano un programma per volta, tipo MS-DOS. Anche se sistemi operativi che permettevano l'esecuzione di più programmi esistevano già prima di MS-DOS. Ma perché resistevano sistemi operativi che potevano eseguire un programma per volta? Risposta è molto semplice. Questo perché all'epoca i processori avevano un solo core e potevano eseguire solamente un programma per volta. Anzi, può eseguire la riga di un programma per volta, e all'epoca per il mercato consumer andava piuttosto bene. Poi iniziano ad andare più bene perché i computer stavano avendo popolarità anche nel mercato consumer e si sono evoluti a poter gestire più processi contemporaneamente. Ma ciononostante il processore era sempre uno, e quindi il sistema operativo doveva gestire quale processo usare il processore in un determinato momento. Anche oggigiorno, con processori multicore, vale lo stesso principio, perché si hanno sempre meno core dei processi da gestire. Questo significa che il sistema operativo deve gestire quale processo dare quale core del processore. Questa operazione si chiama scheduling o scheduling e, come vedremo in questo video, non è una cosa semplice. Ma prima di parlare di scheduling c'è un bel po' di roba da dire come i processi nascono, e lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo dei processi in un sistema operativo. Ma prima di cominciare non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con gli altri video di questa serie e non solo. Inoltre, se volete supportare il mio lavoro instancabile, da oggi potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Link in descrizione. E adesso proseguiamo e andiamo a vedere come vengono gestiti i processi all'interno di un sistema operativo. Prima di andare avanti, un piccolo appunto. Durante questo video potrei citare le differenze tra i vari sistemi operativi. Se dico che su Unix funziona in una certa maniera, parlo di tutti i sistemi Unix e Unix-like, Linux compreso, a meno che non lo stia specificando. Se parlo di Windows invece mi starò riferendo sia alla versione Win 9X che a quella NT, a meno che anche in questo caso non lo stia specificando di proposito. Adesso andiamo a vedere come nascono e terminano i processi. Per quanto riguarda la loro nascita, Tannenbaum gestisce 4 casi, che io li ho raggruppati in bei 2 casi simpatici. O nascono per il volere del kernel o per il volere dell'utente. Quando un processo viene creato, il sistema operativo assegna un ID chiamato PID, Process ID, e vengono allocate delle risorse, in primis la memoria. Per esempio, su Unix, il primo processo che viene avviato dal kernel è init con un PID di 1, che dà vita, successivamente, a tutti gli altri processi. I processi possono terminare invece per 4 motivi, e qua non ho potuto fare dei raggruppamenti. Uno dei motivi per cui terminano è perché hanno fatto il loro lavoro. Oppure possono terminare perché c'è stato un errore, ma la loro terminazione è volontaria. Un esempio veloce di questo genere di terminazione è quando, per esempio, chiamiamo il comando ls, che serve per vedere la lista di una directory,
e il percorso specificato non esiste. Oppure terminano perché c'è stato un errore fatale, tipo un processo che vuole andare a leggere delle aree di memoria non permesse, o tende di fare la classica divisione per zero. Infine, un processo può terminare perché viene ucciso da qualcun altro. Torniamo al caso di NEET, che è il processo che di fatto fa partire un sistema operativo Unix e i suoi derivati. Quando un processo fa partire un altro processo, questo va a creare una gerarchia di processi, genitori e figli. Adesso qua c'è la vera prima differenza fra Unix e Windows. Se da una parte su Unix esiste una gerarchia di processi, su Windows no. Su Windows tutti i processi stanno sullo stesso livello. Ogni processo, indipendentemente da quale sistema operativo, ha un suo stato e, benché ogni sistema operativo ha diversi stati, ne possiamo distinguere tre. Lo stato in esecuzione, lo stato pronto e quello bloccato. Un processo in esecuzione è un processo che sta lavorando, fine. Un processo pronto è un processo che può andare avanti, ma è stato temporaneamente fermato dal sistema operativo perché il sistema operativo doveva fare altro. Un processo bloccato invece è un processo che non può andare avanti finché qualcosa non accade. Molto spesso un processo bloccato è un processo che attende qualche input da qualche tipo di dispositivo, tipo un hard disk. È importante distinguere bloccato da pronto perché, seppur in entrambi i casi il processo non avanza, in un caso non c'è niente che glielo impedisce se non il sistema operativo. Dall'altro lato è bloccato perché è in attesa di un qualche genere di evento. Tutti i sistemi operativi moderni che gestiscono un sacco di processi hanno un meccanismo per fermare un processo e farne partire un altro. Adesso andiamo a vedere come si fa. La procedura messa in atto da un sistema operativo per stoppare un processo e farne partire un altro si chiama context switch, o commutazione di contesto se vi piace di più. Ed è una procedura assai complicata che viene iniziata dall'hardware stesso. Supponiamo che una periferica abbia fatto delle robe e vuole segnalare al processore che ha terminato. La periferica lancia un interrupt. Gli interrupt sono numerati e il sistema operativo ha una tabella con ogni funzione da eseguire per ogni interrupt. Tale tabella si chiama vettore degli interrupt. Detto ciò, quando arriva un interrupt, il processore la prima cosa che fa è quello di mettere nello stack il program counter, il registro di stato e qualche altro registro del processo in esecuzione. A questo punto, il program counter del processore viene impostato con quello indicato dal vettore degli interrupt. Lo so che è un po' complicato, infatti mi spiego peggio. Il vettore degli interrupt contengono degli indirizzi di memoria a funzioni per gestire quel determinato interrupt. Se lo vogliamo vedere come un programma scritto in C, il vettore degli interrupt lo si può vedere come un array di puntatori a funzioni. Questo è il modo migliore che riesco a trovare per spiegarvelo. A questo punto il controllo passa al sistema operativo, che non avrà altra scelta che eseguire quella funzione specifica per quell'interrupt, cioè non può fare altro. Tuttavia è il sistema operativo a decidere quali sono i puntatori a funzioni all'interno del vettore degli interrupt. Quindi la prima cosa che fanno tutte queste funzioni per gli interrupt è quello di mettere a sicuro lo stato del processo bloccato. Prendono questi registri dallo stack e li conservano all'interno della tabella dei processi. Tuttavia, il registro dello stack pointer del processore punta a quello del processo che è stato appena interrotto. Quindi il sistema operativo deve cambiare lo stack pointer affinché la funzione di gestione dell'interrupt ne abbia uno tutto suo. A questo punto il sistema operativo fa quello che deve fare con questo interrupt e, una volta finito, il sistema operativo decide quale processo da far proseguire. E non è detto che sia lo stesso di quello che è stato interrotto. E una volta identificato questo processo, viene caricato il suo stato nel processore e viene fatto ripartire. Quindi vengono copiati lo stato dei registri precedentemente conservati e si va avanti. Se assumiamo che un sistema operativo sia stato fatto in C, l'atto di togliere i registri dallo stack, settare il program counter e lo stack pointer e ripristinarlo sono tutte operazioni che un programma in C non può fare.
Pertanto, alcune di queste operazioni svolte durante il context switching vengono fatte in assembly. Una volta detto ciò, possiamo passare ai thread. Se da una parte un processo è un programma in esecuzione, un thread è il flusso di esecuzione. Nel più semplice dei casi, un processo ha un solo flusso di esecuzione, quindi un solo thread. Ma se un processo lo vuole, si possono creare più flussi di esecuzione, quindi più thread. La differenza tra processo e thread è molto netta. Due processi sono due programmi in esecuzione distinti e separati, con uno spazio di indirizzamento e risorse allocate indipendentemente. Infatti, le risorse di un processo non possono essere prese da un altro processo. Invece, un processo con più flussi di esecuzione permette che questi flussi, quindi questi thread, condividano le stesse risorse, ad eccezione di una, lo stack. Ogni thread ha un suo stack personale, per il resto si condivide tutto, compreso lo spazio di indirizzamento. Ora, dal punto di vista del sistema operativo, i thread possono essere implementati in tre modi. Il primo modo è quello chiamato user space. Teoricamente, questo modo di implementare i thread non dovrebbe richiedere modifiche al sistema operativo, ma tra un po' vedremo che non è esattamente così. Implementando i thread nello user space significa che il sistema operativo non sa neanche della loro esistenza. Ogni processo si crea il suo thread e se li gestisce come gli pare piace, e il kernel non sa della loro esistenza. E voi direste, bellissimo, possiamo implementare i thread anche in sistema operativo che non li supporta. Tuttavia, questo sistema ha uno svantaggio enorme, visto che il sistema operativo vede un unico processo che al suo interno si va a gestire quale thread deve essere eseguito di volta in volta. Quando un thread fa una chiamata di sistema tipo leggere un file, beh, quello che accade è che il sistema operativo blocca tutto il processo, perché quella chiamata di sistema è una chiamata bloccante e il processo ha chiesto dei dati, quindi va messo in attesa. Tuttavia, così facendo, perdiamo tutti i vantaggi della programmazione multithread, perché posso avere un thread che attende mentre un altro thread fa qualcos'altro. In effetti una soluzione ci sarebbe, quella di rendere, dove possibile, le chiamate del sistema operativo non bloccanti. Ma poco fa vi avevo detto che implementare i thread nello user space non comportava modifiche al sistema operativo, e invece mi trovo a modificarlo e anche a fare questo genere di porcate, tipo rendere chiamate bloccanti non bloccanti. Per questo motivo, alcuni sistemi operativi implementano i thread nel kernel space e sarà cura del sistema operativo decidere quale thread eseguire di ogni processo. Tuttavia, non è oro tutto quel che luccica, perché anche questo approccio ha uno svantaggio, perché la creazione di un thread prevede l'invocazione del sistema operativo e ogni volta che il sistema operativo si muove, qualunque cosa esso faccia, rallenta tutto. Infatti, questo approccio si dice che ha un notevole overhead confrontato con l'altra implementazione user space. Il terzo approccio per implementare i thread in un sistema operativo è quello ibrido, dove si usano entrambi i meccanismi. Ad esempio, Linux, qualche versione di BSD e qualche versione passata di Windows usavano un approccio kernel space. Ogni thread era mappato con un thread del kernel. Da quello che ho capito, da Windows 2000 in poi si usa più un approccio ibrido, dove ogni kernel thread può creare diversi user space thread che vengono chiamate fibre. Questo non vuol dire che tale approccio non esisteva in versioni di Windows NT precedenti, ma sono sicuro, perché l'ho letto sul libro, che da Windows 2000 in poi c'era questa possibilità. Abbiamo visto che i processi sono entità indipendenti tra di loro, che hanno le loro risorse. I thread sono flussi di esecuzione di un processo che condividono tutte le risorse del progetto, ovviamente fatta eccezione dello stack. Da un lato abbiamo una netta separazione, dall'altro lato invece abbiamo i gemelli siamesi. Non c'è qualcosa che sta in mezzo? E in effetti c'è, e questo ci introduce al prossimo argomento, che si chiama Interprocess Communication, ovvero la comunicazione fra processi. I sistemi operativi mettono a disposizione diversi meccanismi affinché due o più processi possano comunicare tra di loro, e ognuno di questi metodi ha ovviamente dei pro e dei contro.
Il metodo più semplice è banalmente l'uso di un file. Un processo scrive in un file, mentre l'altro processo legge il contenuto. Il problema di questo approccio è che un file su un disco fisso è lento da leggere, ve l'ho spiegato anche nel mio video precedente con l'hardware, leggere sul disco è lento. Inoltre, quale processo controlla quando scrivere e quando leggere? Per quanto riguarda gestire quello che si dice la sincronizzazione dei processi, è un argomento per il prossimo video. Quindi, diciamo che se due processi usano un file per scambiarsi informazioni, possono nascere dei problemi su chi scrive e legge cosa in un determinato momento. Un altro sistema è l'uso dei segnali, e questo sistema è molto in voga nei sistemi Unix. Nonostante non possa essere utilizzato per scambiare dati, l'uso dei segnali fa parte della inter-process communication, perché un processo può implementare varie funzioni per i segnali che riceve, e quindi gestire di conseguenza cosa fare. Successivamente abbiamo l'uso dei socket, che ne esistono di due macro categorie: i socket di rete, che permette di comunicare tra processi attraverso la rete, e gli Unix Domain Socket, molto simili ai primi, ma vengono gestiti dal kernel del sistema operativo, che poi a sua volta dietro le quinte potrebbe anche fare uso di file. Abbiamo anche il message passing. Il message passing è uno standard che permette la creazione di programmi concorrenti che possono essere tra processi sulla stessa macchina o addirittura su macchine diverse. Infatti, nelle categorie del message passing abbiamo il remote procedure call, che permette di eseguire una funzione presso un altro processo, come se la funzione la stesse eseguendo il processo chiamante. Per il programmatore è come chiamare una funzione in C, però quella funzione in C che viene chiamata in effetti viene eseguita da un altro processo che può essere anche un altro computer. Altri modi che i processi usano per comunicare sono le pipe, che sono anch'esse gestite dal sistema operativo, che instaurano un condotto di comunicazione tra processi in cui uno scrive e l'altro legge. Spesso le pipe permettono la comunicazione tra due processi a senso unico, e nei sistemi operativi Unix l'utilizzo di una pipe da parte di un processo è identico a quello di leggere e scrivere un file. Quindi il processo non deve andarsi a inventare nuove funzioni, utilizza semplicemente le funzioni leggere e scrivere, le stesse che si usano per leggere e scrivere un file. Un altro sistema per condividere informazioni tra due processi è quello di usare un'area di memoria condivisa. Questo sistema è molto utilizzato tra thread, visto che i thread condividono lo stesso spazio di indirizzamento. Tra i processi lo si può fare se il sistema operativo lo permette, e sia Unix che Windows lo permettono. Ovviamente, creare un'area di memoria a cui più processi possono accedere, bisogna avere delle chiamate di sistema specifiche, perché di solito due processi non possono avere accesso allo stesso spazio di indirizzamento. E quindi come si aggira questo problema? Quello che si fa è quello che si crea una nuova area di memoria che due o più processi possono utilizzare. Infine c'è un ultimo metodo che prende il meglio di due mondi, ovvero l'uso della RAM e la creazione di un file. Quello che si fa è che si crea un file vero e proprio che, anziché essere in un hard disk, lo si trova in RAM, risolvendo il problema della lentezza di leggere e scrivere su un file. Tutti questi metodi hanno dei pro e dei contro, e velocità a parte, come vi dicevo prima, ci sono problemi di sincronizzazione tra i processi che vanno risolti, ma come vi dicevo poco fa, questa cosa la affronteremo meglio nel video successivo. Abbiamo visto come si creano i processi e come si possono gestire i thread, abbiamo visto come questi processi e thread possono comunicare tra di loro, ma non abbiamo visto come il sistema operativo gestisce i thread e i processi. Dunque, in fase di registrazione e montaggio, mi sono reso conto che questo video sui processi è molto lungo. Tipo, ad ora ho registrato 38 minuti e ancora sono tipo a metà strada. Quindi quello che farò è dividere questi due video sui processi in due video separati. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e ci vedremo settimana prossima, perché l'ho diviso in due parti, con la seconda parte del video in cui parlo dei processi. Grazie ancora per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!